Tremate, tremate, le verisanni son tornate, tremate, tremate, le streghe sanni son tornate. Ciao ciao ciao, oggi velocemente leggiamo tutti i vostri commenti dell'ultimo video, quello che ho fatto un giorno fa. Cominciamo da Galaxy Planet. Spero di aver pronunciato bene. Vi leggo il commento. E quindi hai difeso Mauri. Brava. Puntini, puntini. Il Cavaradossi è esagerato. Non hai detto però che ti dissoci dagli argomenti razziali e discriminatori del Mauri in quell'ennesimo video. Odi pure te, meridionali, Sanni? Che ne pensi del fatto che il Valletti carica certi video del genere? Dica, dica, signora Sanni, che sono brutti questi commenti, vero? Dunque, innanzitutto, quello non era comunque un video dedicato a Mauri. Non mi piace molto fare un video dedicato a lui. Siamo abbastanza amici, anche se a volte ci sentiamo, a volte non ci sentiamo, abbiamo alti, abbiamo bassi, insomma, comunque. Già c'è Cavaradossi che gli fa un video nettamente contro alla settimana ormai, quindi però io posso benissimo rispondere a questo commento perché dice che il Mauri avrebbe fatto questi argomenti razziali, infatti ha offeso tantissimo i meridionali, cioè praticamente ha fatto di tutta l'erba un fascio. Probabilmente ce l'ha con qualche soggetto un po' particolare su YouTube che è del sud, oppure nella sua vita, ora non sto a sindacare, lui comincia subito a dire Terrun, Terrun, peggio dei neri, boom, 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 come se ne, sono meglio i neri dei terroni. Insomma, che già a rammentare i neri in questa maniera, insomma, in effetti qui si fa, scusami Mauri, ma del razzismo. E no, non va bene. Mauri ha queste sclerate ogni tanto ed è chiaro che offendere in quella maniera tutti i meridionali, vabbè, io mi dissocio, ecco, è chiaro. Cioè, ora scusatemi se non ho parlato di queste cose in quel video perché poi l'avevo già fatto lungo, mi teneva più precisare. Quel fatto di Cavaradossi, il fatto del Gay Pride, quindi scusatemi, ho un po' tralasciato quell'argomento lì, appunto di Mauri. È chiaro che offendere in quella maniera tutto i meridionali è una cosa gravissima. Io, per mia esperienza personale, ho avuto delle persone veramente stupende che mi hanno aiutato e guardate un po', erano tutte del sud, cioè ho avuto dei particolari momenti della mia vita che veramente tutta Napoli, Barbara D'Urso gioirebbe perché anche lei, la Barbarelli di Napoli, quando anche lei dice noi napoletani siamo molto umani, siamo, questo è vero, al di là che può stare simpatica o no Barbara, però in questo c'ha ragione. E tutta Napoli praticamente mi ha aiutato, io dico tutta, però cioè diverse, veramente diverse persone di Napoli mi sono state molto vicino virtualmente, quello sì, una persona ha anche fatto chilometri per venire a trovarmi, ma pensate un po', veniva da Napoli, si è fatto tutto in macchina per venire a conoscermi. Ecco. E quindi veramente è vero, è vero. Poi ho un carissimo amico che viene dalla Calabria e cioè che dire amico è un'offesa perché è un lor signore, lui è veramente un lor signore ma di quello proprio doc, di quello proprio signori si nasce, signori nell'animo, signori. Io non ho parole per descrivere questa persona, è veramente una cosa stupenda, è un tesoro. Dice, quando uno trova un tesoro, poi lascia tutto il resto, ecco. Solo lui, ecco, ed è calabrese. Quindi
Ma dove stiamo andando, signori? A dire tutti i meridionali? No, questa è veramente un'offesa. Non se lo meritano. E chiedo scusa, se non l'ho detto prima. E lo dico veramente con il cuore. E poi, se non altro, i meridionali, io devo dire la verità, io ho frequentato anche chat. Appunto, in un periodo difficile della mia vita, che era anche fallosa, non ero simpatica, ero piuttosto pesante. Se mi ripetate pesante ora, anche all'epoca ero. E sinceramente, quasi tutti i meridionali che ho conosciuto nelle chat, anche non vedendoli, mi hanno tempestato di complimenti a guardare la mia foto. Gli ho detto subito che non avevo lavoro, che mi aveva lasciato il marito. Io non ho avuto un'offesa, non ho avuto un'offesa, ho avuto sostegno, ma di cuore, perché poi sono umani, sono simpatici. Oh, vabbè, mi hanno chiesto anche qualcosina in più, però si nota nelle chat, conoscendo tutta Italia, che i meridionali veramente in questo superano, scusate, senza offendere per niente, i settentrionali, sono molto umani, sono molto aperti, ti ascoltano sempre, poi sono ancora rimasti un po' perlomeno ai vecchi valori, sì, invece, come per dire, mi dispiace perché il marito ti ha lasciato, eppure sei una bella donna, cosa è un settentrionale? Ho avuto anche delle persone, perché non si deve generalizzare, molto umane anche del settentrione, uno era di Monza. Cioè sì, anche delle donne, e proprio anche parlando anche dei gay, c'erano anche delle donne aperte di mentalità che erano bisex. Voi credete che io sia bigotta nel senso chiusa? Non è vero assolutamente nulla. Adesso che mi fate ricordare, io ho chattato con delle donne bisex. Erano quasi tutte del nord, comunque non so se è un caso, se è che nel nord forse avranno questa mentalità un po' più ultramodernista. C'erano queste donne di Milano, ora non mi ricordo, bisex, una donna era addirittura lesbo, insomma. Ci ha parlato benissimo, quindi cosa credete io? Bastoni o cose? No, assolutamente. Quindi ci sono state anche delle persone del nord, care persone, mi hanno sostenuto in un periodo terribile, che è il periodo dopo la separazione, ma prima della chat. Però in genere il 70% di persone umane, di persone cordiali, di persone che mi hanno veramente aiutato col cuore. C'è una persona di Napoli che era anche un bel ragazzo, che aveva sui 30 anni, io ne avevo 38, lui aveva anche meno. Che non mi ha, cioè lui mi chiedeva foto, la foto mi aveva visto un foto, ma chiedeva cam, ma mi avrebbe rispettato. Lui diceva solo per vederti, un pochino così. Io no, non mi sono mai fatta vedere da lui, questo non mi ricordo neanche perché, perché a volte mi chiedo perché da lui no, cioè non mi ha mai, proprio forse per questo, perché non mi ha mai forzato. Era di Napoli. Stava a Roma, ma era originario di Napoli, mi volle telefonare, parlava anche bene italiano, però con questo accento napoletano che a me piace molto. Sarà perché appunto ricordo questo periodo in cui mi hanno aiutato veramente tanto, tanto. Per cui attenzione quando si offende, poi la nostra Italia, quando si dice anche, ma qui siamo in Italia, ma io voglio andare all'estero. Attenzione perché non vi crediate che all'estero ci sia il mondo del Bengodi, no? Lo vedete anche in Claudio il Texano, lo vedete in tanti che sì, hanno trovato apparentemente un lavoro, hanno trovato però sgobbando parecchio. A dire che vabbè, gli italiani sono arroganti, sì, gli italiani sono arroganti, però magari all'estero hanno altre mancanze. Scusate, però come mai allora poi tante persone fanno carte false per venire in Italia? Quindi tanto brutta questa povera piccola Italia non lo è. E cerchiamo di essere un po' più patriottici, vedete, io voto Salvini. Però i meridionali li ho nel cuore, no? Veramente, non cominciare a dire perché alla cotta, no? Cotta o non cotta, o cruda,
veramente gli ho nel cuore. Ecco, quindi meridionali, terrun, vi amo tutti, col cuore, come dice Barbarella, e se non altro Barbara D'Urso, a volte non mi piace a parlare, ma mi è simpatica, meglio di altre. Sì, a volte la fa le faccette, a volte l'esageranza, è una bella donna per l'età che la c'ha comunque. E poi alle volte Barbara, sì, mi piace, ecco. Non ho assolutamente discriminazioni come tante, ma lei è una napoletana, che vuol dire? Anzi, bene. Con questo io non ho discriminazione, al contrario, per le persone del nord, ecco. Non si deve amare l'Italia tutta, da Trieste in giù, e viva allora la Raffaella Carrà, come è bello far l'amore da Trieste in giù. La 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 la. Ah, quest'altra volta vi canterò come è bello far l'amore da Trieste in giù di Raffaella Carrà in onore della nostra Italia. E poi vi canterò, quindi video trashissimo, trashissimo, non trashissimo, trascinante. Quindi non trash, ma trashy. Un video super, super trashy, trascinante, che canterò come è bello far l'amore, forse con la mascherina, no, scusate, perché devo leggere il foglio e non posso stare attenta a fare le faccette per vedere se vengo un cesso o no, quindi probabilmente avrò la maschera o avrò gli occhiali, oppure come volete voi, ditemelo voi se preferite maschera o occhiali, o che non mi faccio vedere, si sente solo la voce. Poi canterò in onore di cugino Luca Taccagno, perché me lo chiese, eravamo quattro amici al bar. Quindi il prossimo video trashissimo, ma non trash, trascinante, trash trascinante, non trash, spazzatura, come dice. Andiamo avanti con i commenti. Devo andare indietro, scusate un secondo. Qui, se no, mi tocca spezzare il video. Ecco, allora, qui andiamo veloce, eh? La maschera bianca del terrore. Ancora non capisci, eh? Anche Cavaradossi è un semplice soldato al soldo del potente maiale con la faccia enorme. Vabbè, ho fatto un po' di. Dunque, allora, un giorno comanda il Mike, un giorno comanda il cerchio magico, un giorno comanda Cavaradossi, decidetevi. Che vedevo di? Questa è una saga. L'era meglio la saga della porchetta, purtroppo questa è la saga di un'altra porchetta, e ci siamo immischiati tutti quanti, e sarà difficile uscirne, anche perché senza saga, che mondo sarebbe senza saga? Cioè, la nostra saga è la nostra Nutella, no? Diciamoci la verità, non possiamo fare a meno di immergere le dita nella Nutella. Andiamo avanti. Io gli ho detto, una volta comando, gli ho anche detto, una volta comando io, no? C'è stato un periodo in cui ero addirittura io che dovevo comandare, era tutta colpa mia. Se c'erano delle denunce, se c'erano dei canali che scomparivano, sì? È tutta colpa tua, Sanni! Cosa mi hai fatto? Boh, boh, boh! Sei maligna e cattiva! Allontanati, Mauri, da quella stronza stupida! Meriterebbe di morire! Boom, bim, bam, bom, bim! Sembravo la strega di Biancaneve. E quindi c'è stato un periodo in cui, a sentire certi soggettoni ultra bis ultra, io ero terribile, se non altro con tutti i vostri inciuci. Non ascoltare quella strega, non c'è da fidarsi. Quanti inciuci avete fatto? Dai, su WhatsApp, su Facebook. Quindi vabbè, dai, diciamoci, ormai siamo tutti invischiati in questa saga delle forchettuole, delle forchettuole, e andiamo avanti. Sofia 93,
Mi sono sempre chiesta perché non elimini quelli che ti denigrano sempre. Ecco, Sofia 93, innanzitutto ti saluto, grazie tantissimo. Io l'ho detto. Allora, i miei haters sono tantissimi. Io ho cercato a volte di bannare quelli che mi hanno dato la morte, quelli che mi hanno insultato. Si rifanno gli account. Addirittura quelli che ho bannato sono andati a rompere ai miei familiari, cioè a mia sorella, eccetera, eccetera. Hanno cominciato poi a mettere anche il nome di un certo bar, che poi bello, sto bar è stato chiuso, a metà mattina questo bar, perché probabilmente ha avuto delle segnalazioni, perché c'era delle cosine non belle dopo cena, è stato detto proprio da degli inquilini mia, ma lo sai, io no, gli altri vedono tutti, io non vedo nulla, hanno visto spacciare droga, e indovinate chi erano, e vabbè, lasciamo perdere, se no dite sono razzista, comunque erano quelli che... E mi dispiace infatti offendere una categoria di persone, comunque non lo dico, certe persone spacciavano la droga e quindi boh, ora è chiusa a metà sto bar. Ad ogni modo, ritornando agli ether, è veramente difficile bannarli perché poi appunto vanno a rompere i miei familiari, vanno a creare zizzania in altri canali, io sono la strega, maligna, cattiva, non c'è da fidarsi, bla bla bla, fanno circoli, fanno gli inciuci, sono tutti d'accordo e ci ritorna lì Sofia 93, sono immischiata nella saga Paradossi, Montesi, Bunkerino, Iperioni, Sanni, Mauri, eccetera. E ne usciamo male, ne usciamo male. Se non altro è tornato a Paradossi alla grande. In più ora dicono c'è pure questo Mike, che io non è che ho avuto molto a che fare, scusate, con il Mike, non voglio intromettermi. Quindi sarà difficile uscirne. Andiamo avanti. Orbit, oh, eccolo, il ragazzo c'ha la mia età, ma dimostra meno, non è male, non è male Orbit, se non altro sembra molto più giovane della sua età, ma se voi lo guardate nella foto del suo nick, è un ragazzo molto solare, mo, guarda, ispira un ottimismo. Allora, ma chi te se fila? Chi credi che te segnala il canale? Inutile che sta a ripetere e ripetere che non levi il video. Che possiamo segnalare con comodo e te rimani sempre della tua idea. Inutile che istighi, ti intrufoli e cerchi notorietà. Facendo così trovi solo quella negativa. Vedasi tutti i fake che commentano sotto ai tuoi video. Ripeto, poi non te lamentare che te insultano. Dunque, meglio così. Bello così, no, avevo paura avendo fatto il video sui Gay Pride, è stato una sorta, ho detto vediamo, io ho cercato di essere il più carina possibile, però rispettando la mia dottrina cattolica. E meglio così, Orbit, sono infatti rimasta contenta che non mi abbiano segnalato, ma che credi che io voglia essere segnalata? Con questo non è che muoio se mi chiudano, che c'entra, però mi sarebbe dispiaciuto. Quindi meglio così, carissimo Orbit. Poi, sempre Orbit, quindi per la scala dei valori della religione cattolica, stregai è uno dei maggiori peccati, ok? Dimmi, ammazzare un tuo simile? Su che scala lo mette la tua religione? Al di sopra? Al di sotto? Dunque, io penso che più o meno lo metta sulla stessa scala. Allora, per la religione cattolica, cioè la dottrina di Gesù Cristo, non è una religione così astratta, Qui si parla della parola di Gesù, un Dio che si è fatto uomo e ha dato il corpo e il sangue per noi. Questa è questione di fede. Lui ha dato la sua dottrina tanti anni fa e quella deve essere, carissimo Orbit e carissimi tutti. Allora, per la dottrina cattolica, essere gay è uno dei più gravi peccati. C'era una santa, addirittura diceva, che no, scusate, non ricordo il nome, vedo i demoni vomitare a vedere due gay. Vabbè, questa santa ora sarebbe tacciata di nazista, di fascista, fate come volete, è stata fatta santa. E non dico neanche il nome, se no ho cominciato a bullizzarla, poverina. E poi veramente non mi ricordo di preciso chi era. Sì, è uno dei peccati contro lo Spirito Santo, il peccato contro natura ed è uno dei più gravi peccati che addirittura dicono non saranno rimesso né qui peccati né là. Io spero
che Dio capisca certi gay, poi dipende se c'è un gay e lo fa perché è veramente innamorato di una persona, se c'è un gay invece che lo fa per lussuria, perché vuole provare qualsiasi posizione, perché allora è tutta un'altra cosa. Da un gay che si innamora veramente di un ragazzo, un gay che ha sofferto in famiglia, è stato lasciato dal padre. Quindi Dio valuterà, io non posso valutare, Dio valuterà. Comunque, non è che nessuno, non è che Francesco sei gay, Marco sei gay, Antonio sei gay, è condannato in questa vita. Assolutamente, c'è ancora speranza, io lo spero, però deve avere un cammino molto lungo e rincontrare il Signore e lasciare questo peccato. Cioè, essere gay. Va bene, può anche andar bene, ma essere casti, cioè non praticare il sesso. Cioè, una cosa è essere gay, ma non fare nulla. Come io sono etero e in questo momento non sto facendo niente da 3 anni. Cioè, faccio un esempio. Cioè, invece essere gay e praticare anche con arroganza tutto sto sesso contro natura, c'è una bella differenza con l'essere gay e dire io cerco in tutte le maniere di rimanere casto, come magari se un prete fosse gay, ma cerca in tutte le maniere di rimanere casto, si frusta, se ne fa di tutte, mi sento attratto dal mio compagno di cella, dal mio fratino di cella, però cerco in tutte le maniere di resistere in modo stoico, anche frustandomi. Eh? Quante volte si sente le farfalle nello stomaco, si sente quel guizzo? E io anche a volte anch'io dico: ma non devo, ma, non, ma no, perché io sono lesbia, ma in un altro senso. Se delle volte mi viene delle farfalle o mi viene qualche altra cosa, delle farfallenone nello stomaco, dico: ma che, capito? Cerco di resistere, insomma, poi sono cose mie. Cioè, ecco, andiamo avanti, dice meglio. Oggi mi metti in minutaggio delle sue follie? Questo parla a Orbit, vabbè, delle mie follie. Ecco, come essere cattolici sia una follia. Ecco, tutto il resto va bene, non si può dire più nulla dei comunisti, non si può più dire nulla dei gay, non si può più dire nulla di nessuno. L'unica cosa è che si può dire che solo cattolici sono tutti pazzi. L'avete detto anche di Matteo Montesi, ora lo dite di me. Wow. Vabbè, andiamo avanti. Lui gli dice il minutaggio, poi sempre Orbit. Ecco, ora volevo dire un'altra cosa di Orbi, perché lì mi ha tempestato di commenti, perché sennò non posso leggere tutto, eh. Ecco questo. Dice. Aspettate, eh. Oh, dunque. Vi volevo leggere. Qui sennò si perde tempo, però, mannaggia, non lo vedo. Scusate, ma devo leggere i commenti. Allora, niente, non lo leggo più. Ecco, oggi chi ha scritto? Viva le etnie diverse, viva l'omosessualità e la libertà di essere diversi, soprattutto da persone come te. Oh, il classico ragazzotto che vive di slogan, che crede di fare il ganzerello, di farmi poi dispetto a me, che poi quello che poi fa dispetto a se stesso, perché viva le etnie diverse, viva l'omosessualità, wow, facciamo festa, eh? Eccetera. Peccato però oggi, lo dico a te e lo dico a tutti, peccato però che queste etnie, sì, benissimo, viva le etnie diverse, vivi alle extracomunitarie e vengano in Italia, ok? Però queste etnie, queste extracomunitarie senegalesi, no, cioè, non vogliano vivere accanto a un bar in piedi dalla mattina alla sera, elemosinando non solo un po' di spiccioli, addirittura un sorriso. Io tutte le volte, ora continuo a passare dallo stesso viale, tutte le volte c'è il solito, non so da dove viene, questo ragazzo di colore che dice ciao. Una volta mi pare che mi abbia detto anche ciao bella, insomma così, e io ciao.
Ecco, io in effetti sto meglio, ma pensate un po', elemosinano perfino un sorriso perché nessuno li gaga. Quindi queste etnie che vengano, carissimo, oggi, carissimo, oggi, non ho capito se l'è punto G, se l'è leo, boh, non ho capito che vuol dire oggi, o Gino Knaus, eh? Sarà Gino Knaus, boh, non lo so, eh? Mi viene in mente in questo momento Gino Knaus, so perché. Carissimo, oggi, se queste etnie vengano qui in Italia, vogliono essere considerati come persone come noi. I senegalesi amano tantissimo le ragazzotte belle bionde. Gli piacerebbe fare all'amore con le ragazze bionde, non solo a pagamento, ma gratis. E le donne nere non vogliono fare le puttane basta ste nigeriane a pagamento, ma vogliono un uomo italiano che le ami e le apprezzi per quello che sono. E con questo tutte le altre etnie, come le chiami tu, eh? Gli indiani, per esempio, hanno un modo di dare amore, sei sua, basta che ti conoscano. Non dico per esperienza diretta, ma insomma, quando ti amo, ti amo, ti amo, insistono anche, vedersi che corte fanno, sempre pappagallina, la pappagallina, andò fa ci, 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 ci. Avete visto pappagallini, no? Finché insistono, la pappagallina non vuole poi e continua ci, 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 no? Ecco, e insomma, diciamo che gli indiani assomigliano, non facciamo però, ecco, per dire, ma perché? Perché è inutile bla bla, dei vostri bla 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 non se ne fanno nulla queste persone, perché appunto si vogliono mescolare, vogliono formare una famiglia, tanti tanti bambini, eh? E vengano anche, ecco, e vogliono essere considerati, vogliono un lavoro, vogliono una vita dignitosa, non essere sfruttati nelle cooperative, eh? Non essere sfruttati, comodo, bla bla bla. Poi però, tutta fuffa, voglio vedere voi come considerate queste persone. Guai se non le considerate. Guai, vengo io e vi tiro una mazzata, insomma, vi tiro una mazzata virtuale. Poi dice viva l'omosessualità, oh, wow, viva il mondo. Di tutti, benissimo, benissimo. Peccato però che quando volete offendere, io ho visto l'esempio proprio su YouTube, quando vi volete offendere tra uomini e ragazzotti e volete fare ganzi per offendere, voglio fare un pompe, scusate la parola se c'è minorenni, se no mi tocca vietarlo, vate a fare un pompa magna i nani, i puffi, ai camionisti, va a fare un pompidoro a camionisti, eh? Per non dire la parola, perché se no non... Video mi tocca, eh? Cioè, allora, come mai? Come mai? Viva l'omosessualità, però se si vuole offendere si dice così. E allora? O non dite che è una cosa sacrosanta fare queste cose? Allora perché lo dite per offendere? Va a fare un... A Nani, vai, va a fare una Puffi, vai. E te va a fare camionisti, che è qui? E questa è la vostra santa libertà, la vostra educazione verso gli omosessuali. Wow, wow, wow. E poi ridete se mi offendano a me. Poi c'è pure tanta misoginia, quindi wow. Cioè, questa è la vostra santa libertà, educazione, civiltà? Mamma mia, mamma mia. Sannina, Sannina vi riprende, vi bacchetta virtualmente, si intende. Andiamo avanti. Oh, wow, viva! Qui si arriva alla sublimazione, no? Perché io sono, come si dice, si arriva a 50 sfumature di mare qui, di azzurro mare. Ostuni Paradise,
L'unico peccato mortale l'hanno fatto tuoi genitori, mettendoti al mondo, non trollo e non scherzo. Wow! Ah, pure, non trolla neanche! Wow! Cioè sono io, la fascista, la nazista, cattiva! E poi, wow, si vede che belle paroline dolci che usate voi, vero? Veramente, cioè, qui si va alla sublimazione, no? Io sono una sadomasochista, 50 sfumature di mare, di azzurro mare, perché para Ostuni è bella, no? Ho sentito dire, e non ci sono potuta andare al mare, vabbè, quindi 50 sfumature di azzurro mare, ok? Ecco. E wow, ecco il genio di Orbit, il ragazzo solare. Ah, sai la risata alla maglia Feldenko Birka Pontazzin di Sprucchi? Che poi scusate, ma sono l'unica io che so dire questo nome. Maglia Feldenko Birka Pontazzin di Sprucchi, maglia Feldenko Birka Pontazzin di Sprucchi, maglia Feldenko Birka Pontazzin di Sprucchi, signor Carvara Dossi, lo sa dire veloce così? Ma gli Feldecco Birka Pontazzin di Sprucchi, ma gli Feldecco Birka Pontazzin di Sprucchi. Benissimo. Che non è lui, eh? No, ora mi è venuto in mente. Orbit, ah, ho detto, ah, c'ha la risata uguale a lui, al cartone. Poi, ecco, ora un'ultima cosa e poi mi tocca chiudere, farò altri video su altri commenti. Orbit. 1,38 riguardo al video, riguardo a quando io accuso Cavaradossi di avermi detto che io faccio un inciucio con il grande cerchio magico, con Lady Lazarus e company, che mi hanno preso, me e Mauri, per andare contro il Cavara, no? Cioè io nel video dico, signor Cavaradossi non è vero nulla perché nessuno si fida di me, non mi arruolerebbero mai, roba di genere. Ecco, allora arriva di nuovo Orbit. 1,38. Sinceramente di te non ha parlato minimamente di questa cosa, cioè riguardo a Cavaradossi. Vedi che ti devi sempre infilare dove non dovresti stare, stai sempre in mezzo e poi ti lamenti che ti insulta e te ne dice di festa e corna. Ammetti quindi, e poi subito, prendi la palla a balzo per dire, ammetti quindi che c'è un Lady Lazarus e company, cioè che c'è il cerchio magico. Dunque, allora io cosa gli ho risposto? Lui dice che io mi sono inventata che Cavaradossi non ha mai messo me in mezzo, ha solo accusato Lady Lazarus di aver preso e arruolato Mauri contro di lui, no? Ecco, me no, non mi ha rammentato. Peccato però, caro Orbit, che dal minuto 15 e 41 in poi dell'ultimo video di Cavaradossi dice le parole testuali di Cavaradossi: in compenso avete invece, vi va il merito, lo dico a te Marcello, ma annovero l'intero cerchio magico di aver riunito eccetera eccetera fino al minuto 16:33. Poi dal minuto 16:33 Cavaradossi rincalza e dice: avendo questi candidati manciuriani, come se da una parte sono fascista, la manciuriana e la Manciuria in Cina, come se fossi comunista, babbo, candidati manciuriani e anche giusto sfruttarli come si deve, riferendosi appunto a Lady Lazarus che, ma si parla di candidati, caro Orbit, al plurale, quindi le parole di Cavaradossi sono anche riguardo a me, che Lady Lazarus avrebbe, secondo la fantasia di questo lor signore, avrebbe preso me e Mauri come suoi candidati manciuriani e ci avrebbe addirittura sfruttato, come fanno appunto in Cina, immagino, perché Cavaradossi sembra di destra, anche se non ho capito per bene di destra e ne sa nemmeno il che l'è quello lì, e insomma, quindi di cosa stiamo parlando, Orbit? Sono io che mi invento le cose per stare sempre in mezzo e poi mi lamento che mi insulta? Cioè tutto per dire che chi mi insulta ha ragione? Che
ragione se mi insultano, se mi danno la morte, se mi dicono ma perché è morta la bambina di cancro, che mi dispiace, ma non è morta quella lì. Cioè, cosa c'entra quel tuo paragone? Cioè, te fai di tutto per giustificare chi dice queste cose? La differenziata, ma buttatela via, caro Orbite, ma dove stiamo parlando? Io mi sarei inventata? Io mi sarei inventata? Sono le parole di Cavaradossi che mettono in mezzo anche me, che sarei, secondo lui, al servizio, allo sfruttamento del grande padrone del cerchio magico, Lady Lazarus. Wow! Avendo questi candidati manciuriani, è anche giusto sfruttarli come si deve. Questi candidati, Orbit, non ha detto al singolare, quindi ci mette anche me. Poi ammetti quindi che c'è un Lady Lazarus e company. Cioè, ma dove stiamo andando, signori? Cioè, io non ho parole. Non si sa che sono un gruppo di persone. Cioè, nel senso, c'è Lady Lazarus, c'è Renzo. Scusate, se se le prenderanno di qua, di là, di sotto e di sopra. Ma via, via, basta raccontarci le barzellette. C'è Lady Lazarus, c'è Renzo. Prima c'era Lisenok. C'era Yousef. Scusate se faccio dei nick. Allora, chi sono sta gente? C'è la ragazza di Lady Lazarus, quella ragazza bravissima laureata, la dottoressa. Allora, chi sono questa gente qui? Chi è secondo voi? Poi c'è moralizzatore che va e viene, poi c'è capra talebana, eccetera, eccetera, no? Si sono anche mostrati. Allora, quindi chiamiamolo gruppo? Si può dire perché a volte hanno fatto anche il video insieme, si è cantato insieme. Quindi, cioè, certo, sono degli amici di Matteo che hanno caratteri diversissimi l'un con l'altro, idee anche politiche, mi sembra? Mi sembra, perché Renzo mi sembra cattolico, insomma, comunque crede, non so ora come per bene, ma insomma mi sembra molto credente, no? Forse non come me ai limiti estremi, però poi c'è, del resto anche Montesi, poi c'è Appule di Lazarus, invece ed è un pochino più, dice leggermente, di sinistra, e poi c'è quell'altro, forse di sinistra anche qualche altro, c'è questi personaggi che vengono dalla Liguria, mi pare, parecchi vengono dalla Liguria, anche da dei bellissimi, come ha detto Cavaradossi, ridenti, cittadini, beati loro, sono sul mare, io non ho un cavolo di mare, mi tocca stare un mese a cardo, anzi 3 mesi al cardo, come si dice noi. E non si sa, Orbit. Di certo sono un gruppo di persone. Se te vedi uno, due, tu conti i nomi, che è uno solo, sarà un gruppo. Cioè, l'unica cosa che si è sempre sbagliato è associazione a delinquere. Io poi, cosa hanno fatto nella loro vita, sono cavoli suoi. Prima di tutto, perché te, Orbit, si viene a sapere che cacchio hai fatto nella tua vita? Potrebbero aver anche commesso degli errori, come tutti, giusto? Però accusarli di aver sfruttato Matteo, eccetera, eccetera, per la religione poi, per la religione, è una cosa allucinante. Perché, come vedi, i fan di Matteo sono quasi tutti contro il rosario, contro lo prendano sempre in giro, poveraccio, e lui continua, giustamente, lo dico anch'io, il rosario. Io dico il rosario però non con Matteo, ma lo dico adesso con Papa Benedetto, mi piaceva più Papa Benedetto, non questo qui, il Bergoglio, Papa Benedetto. C'è un sito in cui mette la voce di Papa Benedetto e io dico il rosario, e l'hanno detto che è un'arma contro il demonio, Ma vedessi com'è potente, cioè a me mi serve molto perché me l'ha detto, mi sono confessata, mi avete detto, avevo molto da confessarmi.